Bella raga, siamo qua a San Martino di Castrozza, io e David Marin, eccolo qua che si sta preparando alla partenza. Oggi andiamo al Velo della Madonna e poi se riusciamo Cima della Stanga, giusto? Giusto. Ecco, partiamo dalla cabinovia del Col Verde e tagliamo dentro il bosco per raggiungere la vetta. Bella. Bella, siamo al bivio, bivio fondamentale per completare la nostra foglia puntuta. Vero, è puntuta. Gambo, abbiamo completato il gambo della foglia, del sentiero. Facciamo un piccolo anello al centro per andare a rifugio. All'andata facciamo il 721, al ritorno sentiero 724. Ecco, esatto, bella Davide. E adesso saliamo su, sotto la pala di San Martino, potente. Il Velo della Madonna, questo è il parco naturale Panereggio. Segno del CAI, siamo sul sentiero Davide, quello giusto vecchio, già lo sai. Guarda che bello sto metto, hai visto? Stiloso. Stiloso.
vede il rifugio. Velo della Madonna con cima della Madonna dietro. Marino! Madonna! Madonna! Tira costantemente. Eh sì, distante. Abbiamo ancora un'ora e mezza di cammino, mi sa. Voglio. Bella. Continuiamo ad andare avanti. Ordino molto lasco, cioè dirupo, marino, passaggio stretto, scomodo, tengo con cordino. Sasso che regge, ho preso a bottiglia il cordino, vado in alto? Sì. Scollo, ordino molto lasco. Voglia. Ok Marino, si è sopravvissuti anche al cordino. Procette, lungo percorso comunque. Stratificazione orizzontale quasi perfetta. Suborizzontale si direbbe in geologia. Vero Marino? Guarda che... Marino, ti faccio sentire la potenza della geologia. Questo qua è un canalone franivo. Con pioggia c'è pericolo di colate, di detrito. E il rifugio si intravede sempre da qui. Qualche nuvola alta comunque. Non c'è brutto tempo, vero Marino? Speriamo regga. Ok, onesta, vero? Ci sta, ci sta. Continuiamo con il nostro percorso. Qua ci sono sali e scendi continui. Speriamo di non perdere troppa quota prima di arrivare all'ultimo strappo sotto il rifugio. Bella, ogni tanto ci sono i segni del CAI. Niente bollini, vero Marino? Come sulla Tofana? Zero bollini? No, c'è un segno. Ah, bollino blu e rosso vecchio della Tofana. Si taglia dentro. Guarda che belli quegli strati. Wow. Vietato a salire per i substrati. C'è un divieto di accesso. Bella. Bella. Arrivati al Cadin Sora Rons. Qui abbiamo il becchime. Davide che si soffia il naso per la pressurizzazione dell'aria. Ecco. 50 minuti al rifugio, poi noi arriviamo su e cerchiamo le indicazioni per la cima della stanga. Cima stanga, vero Marino? Bellissimo. Gaza, Gaza. Ecco, qui c'è un panorama davvero top su tutta la valle di San Martino. Madonna, potente, tratto di ferrata con cordino, zona attrezzata. Secondo la cartina non doveva neanche passare di qua il sentiero. Andiamo su, su queste rocce semiscivolose. Sono dei gradini scavati. Gradini spaccati vecchio nella roccia. Panorama da qui, super top. Più scivoloso, c'è tanta acqua. Adesso impieghiamo molta attenzione nel salire. Guarda Marino che sale come stambecco.
ando molto molto attenti. Cordino nuovo o vecchio? È nuovo sto cordino? Eh sì, potente, non era neanche segnato su carta. Qui tratto scivoloso. Gradoni. Da tirarsi su qui. Ultimi tratti. La nuvola sempre scivoloso, prestare molta attenzione. Passaggio scavato nella roccia. Ed ecco qua, Big Marino. Tonadico. Tonadico. Madonna. Guarda che ti rubo vecchio. Tonadico. Secondo la mappa siamo già oltre il rifugio. Infatti. Si vede da qua il rifugio, guarda. È proprio lì. Si vede anche da... Bello. Dalla terrazza, forse che io in San Martino. Del velo, cazzo. Top posto. Top posto, sì. Top sta, Vale, San Martino. Bella. E qui si vede anche la roda di Vael per poco, ma sta finendo nella nuvola, quindi ciao ciao. Il rifugio. Che gaso. È lui. Madonna Marino, che gaso. San Martino, 2 ore e mezza. Beh, più che bea. Andiamo su là, su croce, su bandiera di rifugio. Thank you.
abbiamo appena parlato con la rifugista, super simpatica, vero? Si sa. E ci ha detto che in 40 minuti siamo in cima stanga. Speriamo. Adesso è un po' coperto, però dai, insomma si fa. Madonna vecchio, i tempi delle ferrate. Guarda. Wow. Madonna, che panorama incredibile. Nuvole che si muovono molto molto veloci. Ok. Andiamo avanti fino a lì a leggere gli altri cartelli. Abbiamo già un po' di picchine prima di salire sulla vetta. Vacchio, la vetta. Salita, ascesa normale. Via normale. Via. Madonna. Bella, bella. Non c'è vento, nonostante le nuvole si muovono. Posne. Sì, Balcanali. Momento di cima stanga. Top panorama. Salgo su e mi siedo qui. Balcanali. Wow. Cima stanga. Marino. Devastante. Devastante. Mettili bene sti racchetti che non vogliamo mica andarli a prendere giù in mal canali, vero? Allora, grazie. Madonna. Questa qui è stata una cosa potente, vero? Mi sta. Bisogna essere davvero attenti ai passaggi di primo grado. Anche oltre. Anche oltre. Adesso quando scenderemo tra un po', molta attenzione prima di andare a mangiare. Sì. La rifugista ci aspetta. Oh sì, vecchio. Comunque, dietro top panorama, però c'è nuvola. Davanti, figo, si vedono le nuvole che si muovono. Molto, molto figo. Sentiero che scende giù verso la Balcanali. E Biancavallo. Adesso torniamo giù. Fa vento, freddo. Io freddo. Davide è uomo d'acciaio, non ha mai freddo lui. E adesso piano piano scendiamo giù per il sentiero micidiale. Davide è carichissimo. Madonna, ci aspetta una pasta asciutta con le pappardelle di cervo. Super sano. Bella, ci vediamo in rifugio. Voleva. Sì. Io, grazie.
Ah, io ho pagato? No. Bene. No, è un video. È un video, bella. Ripartenza allora. Ripartenza, andiamo giù a valle. 10 minuti siamo a San Martino. 10 minuti a San Martino. Easy. Volando, ecco. Volando. Volando, easy. Top posto comunque qua. È venuta anche una bella giornata oggi con il tempo. Marino, cosa succede qua? Non lo so, ci sono degli alberi che crescono nei sassi. Pauroso. Un fenomeno strano. Ma... fenomeno strano? Come può succedere, vecchio? Cosa normale. Guarda che roba. Pazzesco. Cosa... figata. Un franone sottile. Perché sennò avrebbe spaccato gli alberi se fosse stato devastante, vecchio. Pauroso. Una cosa molto, molto faiga. Comunque stiamo continuando a scendere da... dove mai siamo bassi? Da mezz'ora scendiamo? Ti dico io quanto siamo adesso. Sì, da mezz'ora anche. Stiamo scendendo da un sacco. Siamo bassi, siamo bassi. Sì, per fortuna. 1240. Cosa? Sto scherzando. Ok. 1640. Ok, se no era un problema, era grave, vecchio. Vecchio era grave, 1240. Sì, si scende altri 20 metri circa. Ah, ok, bella. No, 40, scusa, non 20. Bella. Top. Let's go. Bella, mi si sta scaricando ogni cosa che ho. Il telefono è morto, quindi sa che la traccia sarà un pochino approssimativa nell'ultima parte. Però dai. Dai, che ce la stiamo facendo? Dai, manca poco. Manca poco. Cammino via col verde, sentiero 721. 20-25 minuti siamo là, sicuro. Bella. Ecco. Che dire? Giornata emozionante. Easy. Insomma, l'abbiamo subito. Non proprio easy. L'abbiamo un po' subita. È rischioso, punti esposti. Comunque bisogna essere molto esperti, soprattutto per arrivare alla cima. Alla cima della stanga. Cima della stanga era tosta là, eh. Sì. Con calma, piano piano. Si rischia ecco. La vita. Madonna, vecchio, no, non così tanto. Non esageriamo, esatto. E comunque sì, dai, basta seguire i segni, come ha detto la rifugista. Giusto, noi ci atteniamo al rifugista del velo della Madonna. Ecco, comunque buon rifugio, ho mangiato benissimo. Davvero bene, ecco, consigliamo se siete di passaggio anche, è l'unico di supporto della zona, quindi tocca. Ecco, e adesso stiamo finendo l'ultimo tratto, mancherà 10 minuti, 10 minuti neanche. Ecco. Esatto, bella. E niente, ci becchiamo in un prossimo video.
Bella a tutti. Bella.